Il dottor Li Wenliang e la dottoressa Ai Fan sono due figure chiave nella storia della pandemia di Covid-19, entrambi medici presso l'ospedale centrale di Wuhan e tra i primi a identificare i segni di una nuova malattia respiratoria causata dal virus SARS-CoV-2. Li Wenliang era un oftalmologo che, il 30 dicembre 2019, lanciò l'allarme sulla pericolosità del nuovo virus condividendo informazioni con un gruppo privato su WeChat, una popolare app di messaggistica cinese. Nel suo messaggio, avvisò i colleghi di 7 casi di una nuova malattia simile alla SARS, chiedendo loro di prendere precauzioni. Tuttavia, la sua azione fu considerata dalle autorità come una diffusione di voci false. Il 3 gennaio 2020, Li fu convocato dalla polizia di Wuhan e ammonito. Nonostante questo, continuò a lavorare in ospedale, dove contrasse il virus. Morì il 7 febbraio 2020 a causa delle complicazioni da Covid-19, all'età di 33 anni. Dopo la sua morte, Li Wenliang è stato dichiarato martire e riconosciuto come eroe nazionale, diventando un simbolo della lotta contro la pandemia e della necessità di trasparenza nella comunicazione delle emergenze sanitarie. Ai Fan è una dottoressa e direttrice del pronto soccorso dello stesso ospedale. Nel dicembre 2019, è stata una delle prime a notare pazienti con una polmonite anomala. Il 30 dicembre, dopo aver ricevuto un referto che menzionava SARS coronavirus, Ai cerchiò la parola SARS e condivise l'immagine del referto con un collega, innescando una catena di eventi che portò all'allarme diffuso da Li Wenliang. Per questo, fu interrogata e rimproverata dai suoi superiori, che la accusarono di aver diffuso informazioni non autorizzate. Ai Fan è stata definita The Whistle Giver, colei che ha dato l'allarme, in un articolo che ha subito la censura governativa, ma che è stato diffuso online in varie forme per aggirare la censura. Ai Fan è stata successivamente elogiata per il suo lavoro, ma continua a essere una figura controversa per la sua denuncia precoce delle infezioni. Chen Kushi e Li Zewa sono altri due personaggi che si sono distinti durante la pandemia. Chen Kushi, un avvocato e giornalista freelance, ha documentato le condizioni a Wuhan e ha criticato la gestione della crisi, fino a quando non è scomparso il 6 febbraio 2020. Le autorità cinesi hanno affermato che era in quarantena, ma amici e colleghi sospettano che sia stato detenuto per impedire la sua attività di denuncia. Li Zewa, un ex giornalista della CCTV, ha seguito le orme di Chen Kushi a Wuhan, cercando di documentare la situazione, fino alla sua scomparsa il 26 febbraio 2020. Anche lui è stato messo in quarantena, e solo dopo diverse settimane è riapparso, dichiarando di essere stato trattato bene dalle autorità ma mantenendo un tono molto diverso rispetto ai suoi video precedenti. Queste figure rappresentano il coraggio e la determinazione di coloro che, in circostanze estremamente difficili, hanno cercato di portare alla luce la verità sulla pandemia di Covid-19. Le loro storie evidenziano le tensioni tra la necessità di trasparenza e il controllo esercitato dalle autorità in situazioni di crisi sanitaria. Le storie di Li Wenliang, Ai Fan, Chen Kushi e Li Zewa non solo mettono in luce il coraggio di individui che hanno cercato di far emergere la verità in un momento di crisi, ma anche la complessità e le sfide che emergono quando la trasparenza si scontra con l'autorità in contesti governativi fortemente centralizzati come quello cinese. Li Wenliang è diventato un simbolo globale della lotta per la verità e della resistenza contro la censura. Dopo la sua morte, il governo cinese ha affrontato una rara ondata di indignazione pubblica, con migliaia di persone che hanno espresso il loro dolore e la loro rabbia sui social media, nonostante la stretta sorveglianza e censura. Questo ha portato le autorità cinesi a dichiarare l'intenzione di aprire un'inchiesta sull'accaduto e a riconoscere Li come un eroe nazionale. Tuttavia, molti critici hanno sottolineato che la tardiva reazione delle autorità cinesi ha contribuito alla diffusione globale del virus, ritardando le risposte necessarie per contenere l'epidemia in una fase iniziale. Ai Fan, nonostante sia stata lodata in seguito come un'eroina dai media statali, ha subito pressioni significative per aver lanciato l'allarme iniziale. La sua storia è stata un promemoria inquietante delle conseguenze che i professionisti medici possono affrontare quando cercano di agire nel migliore interesse della salute pubblica, in contrasto con le direttive ufficiali.
Ai Fen ha rischiato la sua carriera e la sua reputazione per garantire che i suoi colleghi fossero consapevoli del pericolo che stava emergendo, ma ha dovuto affrontare ritorsioni significative da parte delle autorità ospedaliere. Chen Kushi, con il suo coraggioso giornalismo sul campo, è riuscito a portare le condizioni drammatiche di Wuhan all'attenzione del mondo. La sua scomparsa ha sollevato gravi preoccupazioni sui metodi utilizzati dal governo cinese per silenziare le voci critiche e mantenere il controllo sulla narrazione della crisi sanitaria. Chen è diventato un simbolo della libertà di stampa e della necessità di un'informazione libera e indipendente in tempi di crisi. Li Zewa, che ha seguito le orme di Chen Kushi, ha dimostrato un coraggio notevole nel continuare a documentare la realtà di Wuhan nonostante i rischi evidenti. La sua scomparsa e la successiva riapparizione, con un tono apparentemente più controllato, suggeriscono le difficoltà estreme che i giornalisti indipendenti affrontano in Cina, dove la libertà di espressione è fortemente limitata. Queste storie mettono in evidenza un tema ricorrente: la tensione tra la necessità di una comunicazione trasparente e la tendenza delle autorità a controllare strettamente l'informazione, specialmente in situazioni di crisi. La risposta iniziale alla pandemia di Covid-19 in Cina ha mostrato al mondo quanto sia cruciale la trasparenza nelle comunicazioni durante un'emergenza sanitaria globale. Le azioni di questi medici e giornalisti hanno messo in luce le lacune del sistema, ma hanno anche ispirato una riflessione globale sulla necessità di rafforzare la libertà di informazione e di sostenere coloro che rischiano la propria sicurezza per il bene pubblico. Il ritorno alla normalità in città come Wuhan, con la Cina che emerge come una delle poche economie a crescere durante la pandemia, contrasta con il costo umano e morale che ha accompagnato questa crisi. Sebbene la Cina abbia contenuto efficacemente il virus all'interno dei suoi confini, la gestione iniziale dell'informazione e la repressione di coloro che hanno cercato di allertare il mondo rimangono punti controversi. In sintesi, la storia di Li Wenliang, Ai Fen, Chen Kushi e Li Zewa ci ricorda l'importanza della trasparenza, dell'integrità e del coraggio civile. La loro eredità continua a vivere, non solo nelle misure che sono state prese per contenere la pandemia, ma anche nel dibattito globale su come affrontare le emergenze sanitarie con una comunicazione aperta e onesta, garantendo che la lezione appresa non sia mai dimenticata. La storia di Li Wenliang, Ai Fen, Chen Kushi e Li Zewa non è solo una testimonianza del coraggio individuale, ma anche un potente richiamo all'importanza dei diritti umani, della libertà di espressione e del ruolo cruciale che l'informazione gioca nella protezione della salute pubblica. Li Wenliang ha lasciato un'eredità che ha risuonato ben oltre i confini della Cina. La sua morte ha stimolato discussioni globali sulla necessità di proteggere i whistleblower, specialmente in settori critici come la sanità. Il suo sacrificio ha messo in evidenza le carenze di un sistema che, in quel momento, ha preferito la repressione alla trasparenza. Anche se le autorità cinesi hanno cercato di riconciliarsi con il pubblico dichiarandoli eroe nazionale, il caso rimane un simbolo delle conseguenze tragiche della censura e della gestione centralizzata dell'informazione. Ai Fen, dopo aver affrontato le pressioni e i rimproveri per aver suonato il campanello d'allarme, è diventata un simbolo di resistenza contro le autorità che cercavano di minimizzare o controllare la narrazione della pandemia. La sua storia è una chiara illustrazione di come il silenziare voci critiche possa avere conseguenze devastanti. Ai Fen ha evidenziato la necessità di un ambiente in cui i medici e i professionisti della salute possano comunicare apertamente, senza paura di ripercussioni, in modo da proteggere al meglio la salute pubblica. Chen Kushi e Li Zewa rappresentano la battaglia per la libertà di stampa in Cina, una lotta che continua a essere un tema centrale nel contesto globale. Le loro scomparse temporanee hanno rivelato la pervasività del controllo governativo e l'estrema vulnerabilità di coloro che osano sfidare la narrazione ufficiale. Chen, con i suoi reportage sui social media, ha sfidato direttamente la narrativa ufficiale del governo cinese, cercando di mostrare al mondo una realtà che altrimenti sarebbe rimasta nascosta. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazioni internazionali e ha sollevato domande sull'uso della quarantena non solo come misura sanitaria, ma anche come strumento di controllo politico. Li Zewa, che ha cercato di continuare il lavoro di Chen, ha subito lo stesso destino, scomparendo per settimane prima di riapparire con una dichiarazione che molti hanno interpretato come il risultato di pressioni da parte delle autorità.
Il suo ritorno è stato visto con sospetto, soprattutto per il tono nettamente più neutro rispetto ai suoi video precedenti, suggerendo che potrebbe essere stato costretto a moderare il suo messaggio. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni a livello globale non solo per la situazione in Cina, ma anche per il modo in cui i governi possono gestire le crisi sanitarie in generale. La pandemia ha dimostrato quanto sia vitale una risposta rapida, trasparente e ben coordinata per prevenire la diffusione di malattie infettive. Ha anche evidenziato i rischi di una comunicazione repressiva e centralizzata che può ritardare le azioni necessarie, con conseguenze potenzialmente devastanti. Oggi, mentre la Cina continua a navigare tra la gestione della pandemia e il controllo dell'informazione, la comunità internazionale guarda con attenzione. La pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'interconnessione globale e la necessità di una cooperazione internazionale basata su fiducia, trasparenza e rispetto per i diritti umani. La storia di questi individui ci ricorda che il progresso, sia esso scientifico, sociale o politico, spesso richiede il coraggio di pochi disposti a parlare quando è più difficile. La memoria di Li Wenliang, Ai Fan, Chen Kushi e Li Zewa serve da monito. La trasparenza e la libertà di espressione non sono solo valori astratti, ma componenti essenziali della nostra sicurezza collettiva. Solo garantendo che le voci dei professionisti, dei giornalisti e dei cittadini comuni possano essere ascoltate senza paura di repressione, possiamo sperare di affrontare efficacemente le sfide globali come la pandemia di Covid-19. La loro eredità è un promemoria del potere della verità e del pericolo di ignorarla. Mentre il mondo continua a fare i conti con le lezioni apprese dalla pandemia, la storia di questi coraggiosi individui deve rimanere al centro del nostro impegno per un futuro in cui la trasparenza e i diritti umani non siano sacrificati in nome del controllo o della stabilità politica.